Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Mercoledì 13 febbraio si è svolto al Pala Livorno il passaggio di consegne della gestione del Pala Livorno dal comune di Livorno a tre società, la PRG Public Relations Group, la 3R Communication e la Live Emotions Group. Tutte e tre queste aziende appartengono ad Asso Musica, l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo. Ebbene, ascoltiamo qualche estratto da questa conferenza stampa di presentazione di questo avvenimento. Buongiorno, benvenuti a tutti. Darei una parola subito all'assessore allo sport Maurizio Bettini del Comune di Livorno. Siamo qui a consegnare al nuovo gestore il Pala Livorno e devo esprimere da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, la nostra grande soddisfazione per questo evento, per questa giornata, perché il nuovo gestore del Pala Livorno è costituito da un raggruppamento di imprese che vantano una esperienza consolidata nell'organizzazione di eventi, in particolare legati allo spettacolo, alla musica e insomma persone che sono da tempo nel mestiere e hanno in mano un determinato know-how. Questo cosa significa per l'amministrazione di Livorno? Che questo palazzetto unico nella nostra regione, voglio solo ricordare che è quello più grande per esempio per capienza, viene inserito all'interno di un circuito di eventi, iniziative sportive spettacolari che ne daranno appunto al palazzetto e quindi di conserva alla città di Livorno una importanza, una rilevanza regionale e credo anche nazionale. Quindi per noi oggi è una giornata importante. Nel periodo di interregno l'amministrazione ha gestito il palazzetto, lo ha gestito bene chiaramente. Oggi noi qui facciamo un salto di qualità. Devo dire che nella situazione attuale, economica, complessiva del paese, essere riusciti ad avere questo raggruppamento di aziende specializzate che hanno preso in gestione questa struttura è per noi ancora motivo, diciamo così, di maggiore soddisfazione. Riccardo Rossato, il presidente della Pala della Pala Livorno, è una società consortile. Io ricordo questa Pala Sport dai giorni in cui con Claudio, con Massimo si visitò, quando ancora non c'era il tetto più grande d'Europa di questa tipologia, quando ancora questo Pala Sport non era nella top 5, credo, perlomeno per quello che risulta su Wikipedia come capienza. Noi l'abbiamo sempre vissuto dall'altra parte, come utilizzatori. Abbiamo portato qua un sacco di spettacoli, la PRG ha inaugurato questo Pala Sport. Claudio giustamente mi ricordava come il primo spettacolo che si è svolto in quest'arena fosse proprio quello di Claudio Baglioni, che in quel tempo fu veramente un evento unico. Devo sottolineare come ha detto l'assessore allo sport, come questa amministrazione comunale sia stata particolarmente capace, efficace e anche efficiente nel gestire questo periodo di interregno, definiamolo così. La Forumnet ha conservato bene questo impianto, ma era abbastanza facile, nel senso che professionalmente faceva questo tipo di lavoro. Il comune ha fatto un lavoro che non era il suo. Il comune ha preso questo impianto non conoscendo niente di come si possa far vivere sia dal punto di vista spettacolare ma anche sotto altri aspetti e ci ha messo del suo. Quindi io vorrei semplicemente fare un ringraziamento generico all'ufficio sport. Adesso noi ereditiamo questa arena, siamo sufficientemente prudenti con la mente ma molto ottimisti nel cuore. Ci auguriamo che questa arena possa cominciare a vivere senza scordarci che noi siamo i gestori, quindi da un certo punto di vista siamo i custodi di questo impianto e non siamo
solo gli organizzatori, e ci auguriamo, questo è il primo augurio che ci facciamo, che questa nostra avventura e questa nostra società sia un tipo di società inclusiva. Quando dico questo è per aprire alla cittadinanza tutto ciò che in maniera propositiva può essere messo a frutto in questo genere di palasport. Vorrei anche sottolineare, oltre il carattere dell'inclusività, anche il carattere della polivalenza, dell'ecletticità di questa struttura. Noi stiamo parlando di questa struttura come un'arena di spettacoli, ma non dobbiamo dimenticarci che questa prima ancora è un'arena sportiva. Non chiedeteci di riportare il basket a Livorno, non chiedeteci di inventarci ciò che non siamo in grado di inventare, ma fra i nostri auspici e soprattutto fra coloro a cui vorremmo consegnare le chiavi c'è lo sport a Livorno. Ci sono alcuni problemi logistici che, in accordo col Comune, questo è il secondo applauso che faccio invece all'amministrazione, alla persona di Antonio Salonia, è quella di aver trovato una soluzione definitiva a quelli che erano gli impedimenti di utilizzo della struttura parziale, ovvero l'investimento che andremo a fare su questo impianto rispetto agli impianti energetici. La nostra intenzione è quello di rendere utilizzabile per prima cosa questa struttura. Prima di chiudere il mio intervento e passarlo ai soci, che magari mi toglieranno anche qualche curiosità sulla programmazione da qui a poco, io vorrei ricordarci l'emozione, il vero presidente di questa società, quello che per noi era il presidente in pectore, quello che aveva creduto per primo in questa cosa e la persona che sicuramente avrebbe apprezzato ciò che ho detto a proposito dello sport, e quindi Gino Calderini. Continuiamo con qualche estratto dalla conferenza stampa di presentazione. Ascoltiamo adesso Claudio Bertini della PRG, socio fondatore della stessa. Io eviterei di farvi un tratto noioso nelle nostre società. Sappiate che la PRG rappresenta, beh, in Toscana forse di tutti, però una cosa la vorrei dire. Le tre società che rappresentano questo raggruppamento, questa ATI, hanno un minimo comune multiplo, ovvero che i loro rappresentanti sono soci fondatori di Assomusi. Nel 1996 in un albergo fiorentino Massimo Gramini ebbe l'idea di creare questa associazione dal sicuro futuro dubbio, perché eravamo veramente dubitativi sulla funzionalità di una struttura che racchiudeva in sé chi vendeva e chi comprava, ovvero i produttori nazionali con i local promoter. Questa scommessa non solo è riuscita, Massimo ha presieduto la società per diversi anni, oggi è l'unico, il primo e più importante riferimento nazionale per i promotori e per gli organizzatori di musica live in Italia. Ha raggiunto moltissimi accordi nazionali sia con le categorie, con la SIAE, e si occupa di settori molto particolari e molto delicati come quelli della sicurezza nel mondo del lavoro, che come ben sapete è un punto dove dobbiamo particolarmente lavorare a livello nazionale. Questo credo che possa essere una garanzia anche per il Comune di Livorno. Direi Sandro Giacomelli, che è l'amministratore delegato dell'azienda e ha le funzioni di direzione insieme alla nostra ritrovata Cecilia Fontanelli qui. Sandro, a te la parola. Niente, non mi vorrei dilungare sulla parte di programmazione, in quanto onestamente subentrati da poco e avendo già un calendario inoltrato gli artisti maggiori a carattere nazionale, diventava complicato poterli inserire in questa fase transitoria. Di sicuro quello che l'intento di questa società consortile è quello di integrare questa struttura, integrarla alla città e renderla appunto parte fondamentale per poter implementare la cultura, che ne abbiamo sicuramente molta necessità, coinvolgendo anche gli spazi istituzionali culturali della città, come la Fondazione Teatro Goldoni, con cui collaboriamo da tempo, e in questo caso potrebbe essere un'ulteriore integrazione alle proposte artistiche che possiamo portare appunto collaborando anche con la Fondazione.
Questo credo sia fondamentale, far vivere questa struttura sia sulla parte spettacolare, ma poi poterla integrare con gli interventi che faremo vari altri spazi che non sono stati mai utilizzati e che a mio avviso ci possano permettere di rendere una struttura così alla città. Passo la parola lentamente a Claudio se vuole aggiungere qualcosa. Io direi questo rispetto a quello che è stato detto prima dai miei colleghi, che pensare alla gestione del Pala Livorno come un contenitore come è stato finora, cioè di sport e concerti pop, è estremamente riduttivo. Cioè se lo pensiamo solo in questo modo non potremo fare niente di meglio per ripetere quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni. Quello che invece dovremmo fare noi, dovremmo sforzarci di fare, è di cercare di ospitare qui dentro tutto quello che richiede più di 1000 persone messe insieme, perché poi tutto sommato questo è il limite di capienza degli altri spazi livornesi, se non vado errato. Quindi tutta una serie di manifestazioni, dalle fiere ai concerti di altro genere, al qualcosa anche delle stagioni teatrali, deve trovare posto qui dentro. Perché trovi posto qui dentro? Però noi dobbiamo lavorare anche un po' di fantasia, e visto anche che i soldi sicuramente in questo periodo sono pochi, rispetto all'adeguamento della struttura. Perché questa struttura, come si vede immediatamente, è una struttura bellissima, grande, ma assolutamente pensata solo per lo sport. Perché questa struttura abbia una morbidezza tale da poter ospitare tutta un'altra serie di eventi, probabilmente dovranno essere fatti qualche adeguamento, qualche tipo di lavoro, qualche arredo che vada a migliorare l'agibilità della struttura in questa direzione. Quindi questo allargamento della base degli eventi che potranno essere fatti qui dentro mi pare che sia una delle problematiche che noi dovremo andare a affrontare immediatamente per poter poi fare un calendario e poter tenere aperto il Palazzo dello Sport di Livorno il numero maggiore possibile di giorni durante la prossima stagione. Prima però vorrei ringraziare alcune persone che subito ci hanno detto: noi ci siamo e vi sosteniamo. Sosteniamo questa impresa di gestione che deve stare qui 10 anni e che deve valorizzare il bene. E faccio il nome dell'Unicop Tirreno e della Mucchilatte. Sono state due aziende che quando abbiamo discusso con loro, cioè, abbiamo chiesto anche sostegno nella promozione del marchio che andremo a definire, del logo, della figurazione di questo luogo, perché ci sia la possibilità di farlo conoscere anche, come dire, per quelli che non sono entrati mai dentro, che è un elemento che aiuta la commercializzazione e la gestione del bene. È un valore pubblico, è tanto denaro che la comunità ha dato e da essere conosciuto anche da chi non ha mai messo piede qui dentro. Ascoltiamo l'intervento del sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi. Premetto che sono molto contento della mattinata di stamani, perché un bene come questo, che non trovasse la capacità di diventare una piazza nella quale la città si possa rappresentare, sarebbe stato per me una sconfitta nel tempo. E credo, fra le altre cose, che sia anche un impegno di tutti trovare una maniera per far vivere a questa struttura una capacità di comunicazione che non sia dettata esclusivamente dagli eventi, ma quasi da un elemento di aggregazione. Devo dire che le cose che abbiamo detto in questi mesi, sono nel percorso che abbiamo fatto fino ad oggi, hanno trovato una risposta nel gruppo di persone che oggi prende la gestione, che ci ha convinto anche sotto questo punto di vista. Una possibilità quindi di aprire il palazzetto alla città, sapendo che questo elemento è un elemento estremamente difficile nel momento in cui gli enti locali sono in estrema difficoltà. Va da sé che questo significa anche un impegno di avere qui dentro molte cose, non solo, come diceva qualcuno giustamente, la spettacolazione, ma avere qui dentro tutta una serie di attività che facciano diventare questa struttura parte integrante di una vita culturale, di una vita sociale e, se mi permettete, anche degli eventi sportivi della città. Dentro questo io penso in maniera molto semplice che sia una scommessa difficile. Non credo che oggi come oggi una scelta di questo tipo non faccia tremare i polsi a chi come Massimo fa questa scommessa. Credo che avremo bisogno tutti di accompagnare questa cosa. Premetto una sola questione:
Noi pensiamo davvero che possa essere una cosa nella quale la collaborazione con l'ente locale e con la città tutta diventa un elemento di crescita per tutti, e dentro questo chiediamo a tutti di stare dentro un rapporto che veda crescere l'idea che questa struttura è della città. Premetto anche che ho preso un impegno, che è quello di ricordare dentro questa struttura una persona che mi è molto cara, che è Gino Calderini, e che troveremo la maniera di farlo, perché è un impegno morale che ho preso. Che dire, è una scommessa in un momento in cui vengo da discutere di sociale e di risorse da destinare, quindi è evidente che dobbiamo fare scelte che siano equilibrate e che consentano di poter stare in equilibrio con i costi, ma non impediscano anche un po' di sognare. Io sono stanco di dover sempre, tutte le volte, parametrare come ragioniere alle situazioni economiche. Avrei voglia, una volta, prima di andare via, di costruire un sogno, che è quello di un posto dove la città si ritrova, ha tutte le condizioni, ha gli spazi intorno, ha la possibilità di essere un punto dove, senza dare fastidio a nessuno, si materializzano tante e tali attività da costruire comunità. Questo è quello, lo spirito con cui abbiamo lavorato. Poi ovviamente ci sono le parti burocratiche e amministrative che hanno in sé quella eredità che purtroppo è delle regole che ci diamo, ma credo che con un'iniziativa di questo tipo proviamo a costruire tutti insieme una cosa che per me è importante, un punto di incontro non paludato ma estremamente capace di raccogliere le sensibilità che sono in circolo, anche quelle che magari sono, lo dico così, un po' antagoniste, perché abbiamo bisogno di una città che valorizzi anche il conflitto, che sia in grado di guardare con speranza, oggi questa parola va usata con attenzione perché di fronte agli eventi che abbiamo intorno a noi questa parola assume un significato molto particolare, con speranza, sapendo che una struttura di questo tipo ha nella sua poliedricità la possibilità di offrirsi in tantissime maniere, e questo sarà la nobiltà dell'azione di chi la gestisce, ma spero anche la spinta della città a far sentire questo posto proprio della città dentro un'idea che è quella di una comunità che si ritrova. Mi pare che qui lo spazio sia per una comunità molto ampia, quindi spero che tutti collaboreremo a trovare questo equilibrio, e vi ringrazio. È stata chiesta ovviamente quella che sarà la denominazione, come si chiamerà questo nuovo Palasport Livorno. Diciamo che noi in questo momento possiamo dire cosa, quale non sarà il nome. Ecco, non sarà un nome commerciale, non sarà il Pala Patatine Cric Croc, come diciamo da tempo per altre situazioni. Sarà un nome che in qualche modo dovrà essere evocativo e dovrà poi accompagnarci per 20 anni, quindi... Però veramente dobbiamo pensarci bene e chiederemo, come è già scritto nella cartellina stampa, chiederemo il consulto di tutti. Altra domanda: in quale rapporto si porrà il Pala Livorno con l'altro palasport della Toscana, cioè quello di Firenze? Noi ci poniamo in questa gestione del Palazzo dello Sport di Livorno, configurando le nostre esperienze del Sport di Firenze, ma anche dell'Hobby Hall, ma anche del Teatro Verdi di Firenze, ma anche del Teatro Goldoni di Livorno, ma anche del Teatro Verdi di Pisa, cioè tutte le nostre esperienze nel quadro. Non credo che ci sarà nessun tipo di conflittualità, ci mancherebbe, voglio dire, sono comunque 100 km di distanza. Credo che ci sarà sì il convergere qui di tutte queste esperienze e probabilmente anche il convergere di rapporti che noi abbiamo potuto instaurare nel corso di questi anni e che potremo effettivamente mettere a disposizione della gestione del Palazzo Sport di Livorno. Ecco, da questo punto di vista il fatto che noi gestiamo spazi da più di 20 anni, che anche Sandro e Riccardo hanno un'esperienza simile in questi settori, è una garanzia del fatto che tutto questo confluirà nella gestione del Palazzo Sport di Livorno. Per capirsi, 2014, mondiale di pallavolo in Italia, data, come dire, già assegnata, è evidente che i due grandi contenitori, Firenze e Livorno, si divideranno con la federazione un'attenzione. Esiste un problema vero e si chiama Eurolega per la Mensana, la squadra di basket. È evidente che la risposta deve avvenire nei due grandi tetti, perché le derme ai 7.000 posti di agibilità
dati dalla Federazione Internazionale, dalla Eurolega per il basket, possono prevedere questo grande tetto come l'altro grande tetto. Non c'è bisogno di giocare sempre a Firenze, venendo da Siena, si può giocare anche a Livorno una partita di Eurolega. Volevo solo aggiungere che sono due strutture che per certi versi sono anche diverse. Questo palasport, ad esempio, è particolarmente indicato anche per spettacoli come il Cirque du Soleil, dove magari Firenze aveva più difficoltà a fare allestimento, no? Per le altezze. Per contro Firenze magari ha una facilità maggiore nel poter preparare una capienza diversa, perché al contrario di questo che è sferico, Firenze è messo invece in maniera allungata, quindi ha delle caratteristiche diverse. Ancora sul nome, ci sarà una consultazione online, come sarà deciso? Oggi ci sono le chiavi, cioè sono 35 giorni per un verbale di consegna e successivamente il sito nostro e i siti dell'amministrazione comunale, comunque chi vorrà aiutarci per selezionare, dando noi di concerto con l'amministrazione comunale, un pacchetto di nomi, che è il pacchetto di nomi dove uno si deve esprimere, insomma, quelli sono i nomi e uno sceglie quale squadra è la squadra da fare. Questa è l'impostazione che pensiamo. Passaggio di consegne dal comune di Livorno a tre associazioni, la PRG, la 3R e la Live Emotion Group per la gestione del Pala Livorno. Abbiamo ascoltato qualche rappresentante di queste associazioni, cominciamo dunque a sentire l'impressione di Sandro Giacomelli, che attraverso la Live Emotion Group si occupa da anni di organizzazione e promozione di eventi. Cioè, niente, subentriamo in questa nuova avventura, abbiamo consolidato dei rapporti che già esistevano con Riccardo Rossato, appunto, di 3R, con PRG, che ormai è un colosso a livello toscano ma anche a livello nazionale, la gestione di questa grande agorà, dobbiamo farla funzionare. Il nostro lavoro nell'ambito dello spettacolo sicuramente è abbastanza importante per storicità, per rapporti negli anni. Di sicuro farla funzionare a 360 gradi è una cosa un po' più complessa, però insomma credo che l'assortimento è buono e potremo fare bene. Le potenzialità ci sono? Sì, sicuramente sì. Una curiosità, come mai è stata scelta per la presentazione proprio in mezzo alla settimana di Sanremo? Ma una casualità, sì. Ci può anticipare qualcosa su quello che potranno essere gli eventi più vicini? Diciamo, al momento è abbastanza prematuro, perché essendo fine febbraio, metà febbraio, parte della stagione è già stata utilizzata e parte della programmazione artistica è già stata fatta. Dovrebbe essere Renato Zero quel conferma importante che si attendeva. E adesso la volta di Claudio Bertini, che è uno dei consiglieri della PRG, la Public Relation Group, che ha sede a Firenze. Per quello che riguarda questa associazione di impresa, sì, è stato semplice metterla su? Sì, abbastanza, nel senso ci conosciamo tutti da moltissimi anni, siamo colleghi, quindi voglio dire, da questo punto di vista è stato molto semplice, sì. Quali sono queste prospettive? Le prospettive sono di mettere il Palazzo dello Sport di Livorno su una addirittura di marcia che sia giusta e proporzionale alle potenzialità della città e alle potenzialità della zona, insomma della città e dell'Interland. In questo senso gli ultimi mesi purtroppo sono stati chiaramente non di non gestione, quindi le potenze, c'è stata una programmazione è stata un po' rarefatta, diciamo così, insomma, ecco, quindi questo sempre senza dimenticarci che ci troviamo in una zona che non è Milano o Milano-Roma, logicamente, ecco, però tenendo presente bene questo, conoscendo bene la realtà, devo dire, noi lavoriamo a Livorno da mi ricordo un Gianni Morandi a Quattro Mori negli anni 80 e poi abbiamo fatto l'inaugurazione con Baglioni, eccetera, quindi lavoriamo sul Livorno da tanti anni, gli altri due nostri soci lavorano sul Livorno anche loro, per cui la piazza la conosciamo, credo che potremmo mettere, ora diciamo a partire probabilmente dalla prossima stagione, questa è già quasi finita, credo che potremmo mettere appunto un cartellone che anche spazi in molti generi diversi, non bisogna solamente pensare al concerto pop o al concerto rock, ma anche insomma a tante altre attività, perché poi comunque
una volta è stata chiusa la Gran Guardia, questo è lo spazio più grande dopo il Goldoni, e quindi di fatto non c'è niente nel mezzo tra gli 800-900 posti che godono, non mi ricordo, e direttamente 5-6 mila di questo Palazzo dello Sport. Quindi tutto quello che sta nel mezzo può essere ospitato qui dentro, insomma, ecco. Voi avete altre esperienze di questo tipo? Noi, Sandro Giacomelli gestisce parte della stagione teatrale del Teatro Verdi di Pisa, del Teatro Goldoni di Livorno, noi gestiamo il Teatro Verdi di Firenze, il Mandela Forum, siamo gestori e proprietari del Lobby Hall di Firenze, quindi sì, abbiamo, ognuno di noi ha tante esperienze, se non proprio identiche, insomma, però molto simili, quindi poi tutto questo, tutte queste esperienze confluiranno in questa cosa, anzi sono state anche le esperienze che documentate hanno convinto poi il Comune di Livorno a fare con noi questo tipo di accordo, insomma, ecco. Ed ecco adesso il creatore, il critico musicale, che ci dice la sua impressione. Quali sono secondo lei le potenzialità di questa struttura, se diciamo si potranno sfruttare questo? Ovviamente le potenzialità sono notevoli, nel senso che con gli 8.000 posti che contiene, il Pala Livorno è uno dei più capienti che ci sia nell'Italia centrale. Credo che poi ci siano delle situazioni logistiche felici, del tipo questa collocazione vicino alla stazione ferroviaria, a due passi dalle autostrade e dalle superstrade nord-sud, questa ampia area di parcheggio, quindi una serie di requisiti che sono importanti al buon funzionamento di un impianto come questo, che credo almeno avrà un ruolo polifunzionale, cioè non sarà concentrato esclusivamente sui grandi eventi musicali, anche se nel recente passato, insomma, il Pala Livorno ha dimostrato di essere in grado di portare musicisti di grande rilievo e di riempire tutto questo spazio. Dovrà dedicarsi anche ad altre attività, ovviamente bisognerà farlo lavorare il più possibile, però io credo che per la nostra costa sentiva la mancanza di un polo di riferimento di questo tipo, che può dare appunto impulso sia allo sport che in generale alle attività spettacolari di cui c'è bisogno. Diciamo che riempie un po' un vuoto che c'era. Indubbiamente riempie questo vuoto, anche perché in pratica al di sopra di una certa capienza c'era soltanto fino ad ora Firenze con il della Forum in grado di ospitare eventi, cioè ora se questa nuova gestione riuscirà a mettere a frutto appunto l'esperienza che ha già maturato col Pala Mandela, io credo insomma il Pala Livorno potrà fare un ottimo lavoro. È importante che siano stati i privati a, diciamo così, subentrare al pubblico, o è una casualità? No, io credo che in un momento di questo tipo, con le difficoltà che ci sono a livello economico, il Comune di Livorno non potesse prendersi l'impegno di gestire personalmente, diciamo, una struttura di questo tipo, quindi secondo me è positivo che sia stata affidata a questa società, che tra l'altro è composta da tutta gente che viene proprio dal mondo dell'organizzazione di eventi, nello spettacolo, nella cultura e così via. Abbiamo ascoltato dunque qualcosa dal coloro che hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione di questo passaggio di consegne. Cominciamo subito con l'ascolto dell'assessore allo sport del Comune di Livorno, appunto Bettini. Qual è il, diciamo, il punto di vista del Comune in questo cambio? Ma il punto di vista del Comune è che noi riusciamo a inserire il palazzetto dello sport, grazie a questo nuovo gestore, all'interno di una programmazione di eventi sportivi e spettacolari che esce dalla estemporaneità dentro la quale era stato nella fase di transizione tra Forum Met e questo nuovo gestore. Noi quando l'abbiamo gestito come comune l'abbiamo gestito bene, abbiamo avuto anche dei buoni introiti, però non avevamo la strumentazione e il know-how per poter poi inserire il palazzetto all'interno di un circuito, ecco, tutto qui. Questo è un cambio permanente comunque? Sì, è un cambio permanente, poi la convenzione eventualmente può essere rinnovata se
si verificano, verrà, diciamo così, la convenzione sarà periodicamente verificata e rinnovata, ecco, quindi è comunque a medio-lungo periodo questo. Ed ascoltiamo adesso Massimo Gramigni, che è il presidente della PRG, Public Relations Group. Ma sarebbe possibile aprirlo, diciamo, alla politica, ai comizi? Certo, questo è un agorà, ed è un agorà coperto. Dalla tradizione greca di uno spazio dove ognuno poteva venire e parlare e essere ascoltato dagli altri se diceva cose interessanti. Questo è un posto per tutto. Questo è un posto per la politica, è un posto per la musica, è un posto per la musica pop e sarà un posto per la musica classica. Perché no un'opera? Sarà un posto per i mercatini, sarà un posto dove c'è un valore però. Tutto ha un costo, che sia un centesimo o 1.000 euro, perché nulla qui c'è qualcuno che lo paga. Se si accende una lampadina qualcuno lo paga, è come casa nostra. Quando si ospita qualcuno e si dice ma sono in 12, dove le metto a tavola? Ecco, devi avere un tavolo per 12 persone. Questo è un tavolo per migliaia di persone dove, come dire, si riparte dopo 9 anni di vita da un concetto di inclusione dove ognuno deve sapere che quando chiederà gli verrà chiesto un centesimo, ma trova le porte aperte. Senti, un'ultima cosa, ci sarà bisogno di un sito per la gente per sapere dove andare, no? Il Palla Livorno avrà un sito a giorni, tieni conto che se devi pensare, tutti devono pensare che 15 giorni fa non c'era la mia società, che il 6 febbraio a Livorno dal notaio Valentino Andreini di Livorno è nata la società. Pertanto, come dire, il 6 febbraio oggi è il 13, credo abbiamo messo il turbo, no? L'unica cosa è la data, l'abbiamo scelta volutamente il 13, il giorno dopo il Festival di Sanremo, dopo il debutto del Festival di Sanremo. Questo è un cameo nostro di scaramanzia. E prima di San Valentino. E prima di San Valentino. Esatto. Auguro a tutti gli ascoltatori di Radio Flash, venite a guardarci e a osservarci, grazie. E infine andiamo ad ascoltare ancora un estratto dalla conferenza stampa di presentazione di questo passaggio di consegna, sempre da Massimo Gramigni. Alcuni anni fa abbiamo incontrato un'associazione straordinaria, Emergency. Oggi è qui con noi un rappresentante del volontariato di Emergency, noi ci abbiamo lavorato insieme. Credetemi che quando Emergency entra con la loro passione all'interno di un edificio, per un anno ci lascia l'eco dei loro pensieri dentro. È come dire che le vibrazioni delle passioni dei volontari di Emergency, degli uomini e delle donne di Emergency, rimangono quasi impenetrate nel cemento armato. Arrivano a giugno qui ed è, come si dice, un regalo, un cameo che l'amministrazione comunale ci dà con i rapporti che avete costruito con loro, e speriamo di essere bravi a accoglierli come sentirsi, farli sentire a casa loro come sono, come si meritano. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.